Benvenuti in questo nuovo video. Come state? Come state? Io sono felicissima perché sono qua a Riva. Mi mancava un sacco questa postazione. Che bello essere tornata qua. Sinceramente a Milano non sentivo la voglia dentro di me di fare video perché nessuna postazione regge il confronto con questa, perché questa è la vera postazione dei video di YouTube e quindi non riesco a registrare se non sono qua. Ed è una cosa che mi mette un po' di ansia perché sinceramente ho provato a registrare in questi giorni in cui ero a Milano. Però niente, non riesco, quindi ho detto torna a Riva, ne approfitto per fare i video e ne terrò di scorta perché è una cosa mia, magari di testa, però non riesco a registrare video se non sono qua. Ne ho registrato uno a Milano, i preferiti del mese di ottobre mi sembra, però boh, qua è tutt'altra cosa, qua è più bello, quindi ne terrò appunto di scorta, ne registrerò tanti in questi giorni per poi magari pubblicarveli nei giorni a venire, però guardate che bello, sono così felice di essere tornata qua e so che anche a voi mancava tanto questa postazione, quindi penso che siate felici che io sia tornata qua. Questo qua sarà il video dei preferiti del mese di novembre, un mese che è stato un po' particolare, so che questo video lo propongo tante volte, ma essendo io anche una persona che comunque sta poco attiva su YouTube, in questo video posso comunque parlare di tante cose diverse, di tanti argomenti diversi, musica, vestiti e chi più ne ha più ne metta, e posso raggrupparvi insieme tutte le cose che sono successe in questo periodo per un attimo aggiornarci. Quindi so che propongo tante volte questo video, ma è l'unico video in cui posso davvero parlarvi di tante cose diverse. E appunto per tenerci aggiornati. Quindi io direi di partire subito e la prima domanda, come sempre, è canzone preferita del mese. Vi propongo questa canzone che si chiama 23 di Nathan Francoeur, che è un ragazzo che è nella mia stessa agenzia, che io penso sia davvero molto molto bravo e la sua canzone è davvero bellissima, si chiama appunto 23 e ve la faccio ascoltare perché credo che uno sia una canzone che non ha bisogno di descrizioni perché parla da sé, ma soprattutto è di uno stile davvero molto particolare, unico nel suo genere. Quindi voglio farvelo ascoltare per farvi scoprire questo artista, che è un artista secondo me al 100%. Io penso che sia solo grazie a te, se ora ho tirato fuori il meglio che c'è dentro di me. Papà non c'è, non c'è, vabbè, giochiamo e gioca, fammi io te. Dopodiché, sincera di Fred De Palma, io, raga, io lo amo Fred De Palma, giuro. Le sue canzoni mi fanno scalzare un sacco. Sono un po' Tones Tones, belle. Ma adoro, adoro tanto, proprio. Dopodiché di Salmo, il nuovo album, ragazzi, top, bellissimo. Personalmente non sono fan di Salmo, lo ascoltavo, però c'è questa canzone, Una, che boh, mi piace davvero tantissimo. E mi piacciono tutte del nuovo album, in realtà, lo ascolto spesso, però questa qua, diciamo che incontra maggiormente i miei gusti musicali, ecco. Se chiudo gli occhi solo per vederti, in questo film ci sei tu. I titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù. Ma sono in faccia se arrivi, oh, sei bella pure se grigli, oh. Giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri, oh, guarda che. Poi l'ultima frase, giuro posso darti più di ciò che sottolinei nei libri. Ragazzi, bellissima, stupenda, davvero, proprio bella, ci sta sta frase. Dopodiché un'altra canzone che ho ascoltato tanto è Used to Be, che in realtà non è affatto nuova come canzone, però l'ho riscoperta e oddio, la usavo per fare i musical tipo un anno fa, perché è proprio bella, e è di A.J. Mitchell, non lo so. Davvero, è proprio bella come andatura, si può dire. La base non mi fa impazzire, ma il modo in cui è stata scritta, i tempi, diciamo, delle strofe, non so se sto dicendo cose sensate, non me ne intendo, però mi piace molto il ritmo. Sì. Non mi fa impazzire la base, quindi gli strumenti con cui è fatta questa canzone. Sì. Però il ritmo sì.
Spero di essermi spiegata bene. Purtroppo quando vi parlo delle canzoni io non so benissimo i termini tecnici e tutto, però vi parlo un po' da rimbambita sotto questo punto di vista, ecco. Ho anche ascoltato tanto Si A di Fra Quintale e mi ha mandato in fissa Bibi, una mia amica, e Peppe, un mio amico, e mi piace tanto. Un giorno ero a casa che sa, oh, con il culo sopra il divano, oh, pensa che non spendi uno, no, oh, non ricordo cosa pensa, oh. Ho fatto un danno. Che bella. Quindi questa è invece la base, mi piace un sacco, il ritmo anche, e boh, è proprio bella. È proprio, cioè, tunz tunz, ma non troppo tunz tunz. No, raga, nella mia testa c'è che di consenso, spero che lo abbia anche per voi. Dopodiché di Fasma, ti prometto che un giorno partiremo. Ma ci metterà la mano anche se non sto lì con te. Sto pezzo è bellissimo, aspettate, aspettate. Tralasciando le canzoni che sarebbero tantissime, ma tralasciando le canzoni che sarebbero tantissime, forse vi faccio il video delle canzoni del periodo, perché ragazzi adoro troppo il tipo di musica che è uscita in questo periodo. Sono usciti un sacco di album bellissimi, quindi sì, farò il video. Però cosa importante, volevo parlarvi della collaborazione che ho fatto con My Jolie Kendall, perché come vi ho già annunciato su Instagram, ho collaborato con questo brand, già ve ne avevo parlato perché avevo provato alcune candele top, però ho avuto la fantastica opportunità di creare una mia candela personalizzata che si chiama Aurum, ovvero oro in latino. Guardate che bella, ma uffi, perché non risalta? Ecco, devo fare un po' buio, ok. Guardate com'è bella. Faccio un close up, si chiama, sì, non mi ricordo manco più i termini tecnici. Questa qua è la candela. Secondo me, ragazzi, è meravigliosa. La tolgo dalla sua protezione, diciamo, da questo qua, che è l'involucro oro, perché la spennellata oro che c'è qua richiama quella che c'è qui sul packaging della candela, perché è molto semplice, fatta così, tutta bianca con questa spennellata oro, molto elegante, molto fine. E qua c'è anche la mia firma, Maino. L'odore, ragazzi, è buonissimo. È fatta con, cioè, gli ingredienti principali sono vaniglia, legno di cedro e cannella. Vi giuro, io starei così ad annusarla per tutta la vita. È proprio buona. E questa marca ha avuto un'idea bellissima, perché questo brand praticamente è un brand di candele gioiello, perché all'interno di ogni candela puoi trovare un gioiello che può essere o un paio di orecchini o un bracciale o una collana o un anello. Io dentro questa candela ho deciso di far trovare alle persone che la prenderanno questa collana, che è fatta in questo modo. Mi avvicino a questo brillante Swarovski con poi questa catena con questo quadrifoglio qua oro. Guardate che bella, mi piace un sacco, è molto elegante, molto fine. Ah, l'adoro tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate, a me piace davvero tantissimo. La candela la potete trovare sul sito, si trova solamente sul sito, e vi lascio giù nell'info box il link se volete acquistarla. Io sinceramente l'adoro tantissimo, non perché mia, ma proprio perché ha un odore davvero tanto tanto buono secondo me, e è una di quelle candele che accendi tempo 20 secondi e tutta la stanza sa della fragranza di cui è fatta la candela, di cui profuma la candela. Davvero wow wow wow. Quindi ecco qua la mia candela, io l'adoro tantissimo. Ovviamente grazie My Jolie Kendall per questa opportunità che mi hai dato, perché io amo le candele e ora averne una mia fatta, non fatta da me perché non l'ho fatta io, però ideata da me, è bellissimo. Prossima domanda, accessorio del mese. Ho utilizzato un sacco questi occhiali, vabbè, la collana ovviamente, e poi questi occhiali.
La collana si chiama Tiche, Tiche, che è una dea greca. E io appunto faccio il liceo classico, quindi greco e latino. La candela ha un nome, e no, la candela ha un nome latino, mentre la collana richiama una dea greca. Quindi, collana top, super utilizzata, anche se in realtà la candela è uscita a fine novembre. E poi questi occhiali della Tommy Hilfiger che mi hanno inviato e li sto usando un sacco, anche perché li ho usati anche tanto a dicembre, dato che ho avuto il problema dell'occhio, quindi con gli occhiali se uscivo mascheravo l'occhio gonfio. Però in generale li ho usati davvero tantissimo, perché comunque a Milano almeno c'è il sole. Poi, borsa del mese, sicuramente questa qua, che è di Victoria's Secret, che sarebbe di mia mamma, ma l'ho gentilmente trovata, nera, semplicissima, l'adoro tantissimo. Sinceramente non so se si possa ancora trovare questa borsa qua, perché ha circa 2 anni, credo, però Victoria comunque ne fa di simili ogni anno, o comunque ne fa di belle altrettanto, e sempre, tutti gli anni, quindi io ne ho viste davvero di belle anche in quest'ultimo periodo. Ne uso un'altra per andare a scuola, sempre nera, e sono davvero molto molto belle, sono fatte anche molto bene e in realtà non costano nemmeno tanto, tipo 80 euro, e durano un sacco, non si rovinano affatto, quindi top. Dopodiché invece io vi faccio vedere questi body, perché il capo d'abbigliamento del mese, i body di Calzedonia, sia quelli con la dolce vita sia quelli con il collo a... come si chiama? Con il girocollo, questi qua. Io giuro ragazzi, i body li amo, li utilizzo o da soli oppure sotto i maglioni quando fa tanto tanto freddo, e innamorata follemente. Dato che la batteria super scarica, devo finire il video. Un altro a capo d'abbigliamento sicuramente questi qua, i Dr. Martens con la doppia suola. Ragazzi, mi salvano la vita, posso metterli in tutte le occasioni, quando piove, quando c'è il sole, quando ho una serata elegante, quando devo andare a scuola, mi salvano la vita. Questi qua con il plato doppio, con la suola più alta e normale, sono bellissimi perché sono super eleganti, slanciano un sacco la gamba, quindi sono adatti davvero in ogni occasione, e in più non mi fanno male, perché ho sentito che in tanti hanno i Dr. Martens ma purtroppo fanno male, fanno vesciche eccetera. Questi qua a me no. L'unica cosa, se prendete i Dr. Martens, mettete sempre i calzini pesanti, perché sono comunque di questo materiale molto ruvido, diciamo, quindi se non si mette il calzino pesante o magari solo le calze, allora si fanno le vesciche. Però se mettete quelli appunto pesanti di lana, non avrete problemi sicuramente. Questo qua era il video, spero vi sia piaciuto, spero che non si spenga la macchietta fotografica da un momento all'altro. Un bacino, mua, vi voglio un sacco di bene e ci vediamo presto. Ce l'ho fatta a chiudere il video, sì! Non mi ha abbandonato, ciao, mua! You said we had it all, that shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for